secondo Matteo. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ascoltiamo una testimonianza. Noi scegliamo l'incontro, Signore, perché vogliamo vivere come te. Non vogliamo rimanere soli, appartati, perché la vita non può essere un cammino isolato dall'altro. E se vogliamo capire qualcosa di te e di noi stessi, dobbiamo cercare, trovare ed amare fratelli e sorelle che percorrono il nostro stesso tratto di cammino duro e impegnativo. Non vogliamo nasconderci dietro falsi miti o convincimenti, ma cerchiamo di giocare a carte scoperte. Ognuno è dell'altro, non appartiene più a se stesso. Vogliamo diventare un corpo solo e un'anima sola. Persone autentiche, vere, che abbiano in cuore il desiderio dell'incontro. Vogliamo cercarti nell'altro e diventare persone che si donano l'un l'altro senza compenso, senza convenienze, senza doppi fini. Persone che mettono da parte le chiacchiere inutili per far posto all'autenticità della vita. Persone che cercano l'altro e lo scelgono liberamente come fratello e compagno di cammino. Grazie, sono contento di essere qui, saluto cordialmente tutti i presenti, a partire dal nuovo direttore di Caritas Lodigiana, che è Don Andrea, e che salutiamo con un bel applauso. Un ringraziamento, un augurio cordialissimo a lui, un ringraziamento per aver accolto il ritorno al suo impegno come sacerdote Fidei Domini in Niger, in cui è stato poi sostituito da Don Davide, che pure da lontano salutiamo, cui troverete la maniera di scrivere o usando i mezzi informatici a sapere il nostro saluto. Lo ringrazio e mi incoraggio proprio cordialmente. Saluto a Paolo Argherine, che ha retto in questi mesi, anni, continua a servire la Caritas come vice responsabile, agli altri operatori, operatrici, a tutti voi. Un ringraziamento anche a Don Emanuele, che pezzettino ascolterò anch'io e ascolterete anche voi, agli altri preti che sono presenti, Don Peppino e gli altri preti, e i responsabili ai vari livelli del cammino della nostra Caritas. Aggiungo una sola semplice osservazione. Viviamo il cammino della Chiesa Universale con l'anno della fede, che è iniziato giovedì sera in cattedrale con la celebrazione diocesana, e voi sapete che avrà un inizio in tutte le parrocchie domenica, che è domani. Ho detto tutte le parrocchie, in cui deve esserci una distinzione con una celebrazione eucaristica. C'è anche in giro un libro che forse conoscete,
che ha dentro dei sacramenti anche per le celebrazioni parrocchiane, e quindi domenica 14 in parrocchia e poi tutte le altre iniziative che già sono state citate. Io sono contento perché nella prospettiva indicata dal Papa nel suo motto proprio Porta Fide, la porta della fede, in cui invitava a oltrepassare la porta, la soglia, fare un passo in avanti, decidere, scegliere, sono un po' le osservazioni che con altre parole siamo permessi di fare durante la visita pastorale che è arrivata in tutte le vostre parrocchie nel mezzo degli anni scorsi. Bisogna scegliere, bisogna decidere in tempi di indifferenza, in tempi di egoismo, in tempi di individualismo, la scelta di fede che porta con sé, come sappiamo e ripeteremo, l'impegno di carità, suppone esattamente questa disponibilità. Oltrepassare la soglia, varcare la porta, decidere, scegliere, in modo che poi la nostra testimonianza diventi occasione e impegno di nuova evangelizzazione. Dicevo, in quest'anno della fede, la prospettiva avevamo indicato, che il Papa ha indicato, tutti abbiamo riproposto, è quella di fare in modo che le attività ordinarie, non ci sono iniziative particolari, certo, sono dei mercoledì di Quaresima, c'è un pellegrinaggio a Roma, una messa il 4 novembre parleremo dei centri culturali, del rapporto fede cultura, ma non sono iniziative straordinarie. Ciò che conta è che il cammino ordinario delle parrocchie, dei vicariati, della diocesi e dei settori pastorali della vita della diocesi, certamente fra questi importanti il cammino della Caritas, vedono che cogliere dal messaggio del Papa, dall'invito a rinnovare la scelta di fede, ciò che può riguardare il cammino specifico ai diversi livelli territoriali nel caso del nostro servizio della Caritas e alla Caritas. E io sono contento che questa mattina il tema è esattamente legato a quello della fede. Vuol dire tradurre nel concreto, offrire una prospettiva, occasione di riflessione, perché ciascuno, anche con questa indicazione del Papa sul tema della fede, a 50 anni dal Concilio, a 20 dal Catechismo della Chiesa Cattolica, può ripensare e rinnovare il bene. Non solo, ma anche il Congresso Eucaristico appena celebrato ha una prospettiva in cui tutti quanti avremo letto, sentito, meditato, pregato in una adorazione eucaristica sul rapporto fra l'Eucaristia e l'impegno di carità, di servizio, di solidarietà nei confronti degli altri. Si diceva tutte le volte che facciamo la comunione eucaristica, bene, di fronte al Signore, e mentre mangiando il suo corpo, bevendo il suo sangue, siamo in comunione profonda con Lui, dire: Signore, mi unisco a Te per diventare come Te col Tuo aiuto. E diventare come Te vuol dire cogliere e rispondere positivamente e generosamente alla chiamata del Signore e immediatamente, proprio per questo, sentirsi e mettersi a disposizione degli altri. La solidarietà, l'attenzione, la dedizione, l'impegno di servizio per tutti, l'occhio buono con cui guardare tutte le persone che incontriamo, ma a partire dagli ultimi, a partire dai poveri, a partire dagli emarginati. Quindi sia il congresso eucaristico sia l'anno della fede portano con sé questo rapporto con il tema della carità, dell'amore, che diventa appunto carità nei confronti di tutti, che ben conosciamo. Quindi io devo solo invitare e incoraggiare a continuare questo servizio, sapendo che poi nel concreto, ma su questo parlerete voi e avete bisogno di dire, c'è una logica che deve essere di progettualità. Ci sono delle cose che capitano, l'emergenza, il terremoto, aiutare quelli di Quistello o quelli di altre parrocchie o comunità colpite dal terremoto, è un'emergenza, non puoi prevederla. Quando capita bisogna correre tutti quanti. Ci sono delle altre cose invece su cui si può ragionare e proporre un cammino progettuale con quella logica della rete che deve arrivare a tutti i vicariati, sono tutti i responsabili vicariali che sono qui, che deve avere al centro una prospettiva, una commissione, una consulta diocesana e poi sul territorio quello che è possibile avere, ma cercando di arrivare dappertutto, se non con un gruppo in ogni parrocchia, magari parrocchie piccole, almeno con una persona, no? La
Caritas di Lombardia insiste giustamente parlando di un animatore parrocchiale Caritas, anche dove la parrocchia è piccola, anche dove è difficile mettere insieme un gruppo, però c'è almeno una persona che col parroco sente la necessità di questi collegamenti, di questi ragionamenti, avete già ragionato anche voi. Io vi ringrazio ancora, vi incoraggio, faccio tanti auguri a Don Andrea, a tutti i responsabili diocesani, perché questo servizio importante e significativo, anche di coordinamento, si usa dire a livello nazionale giustamente il coordinamento possibile, non possiamo imporre il coordinamento perché a coordinarsi c'è aver voglia di sentirsi coordinati, però la carica deve offrire possibile coordinamento a tutte le realtà, quelle che nascono dall'ispirazione della fede, ma anche quelle che ci sono sul territorio e che evidentemente perseguono obiettivi non diversi dai nostri. Quindi l'iniziativa, anche di supplenza laddove nessun altro si impegna a arrivare, e ci siamo. L'emarginazione, l'accoglienza, i profughi, quello che c'è, l'attenzione alle emergenze, tutto quello che è possibile, sapendo che ci sarà sempre qualcosa in più rispetto alle cose che prevediamo che può capitare e quindi è molto impegno. Grazie ancora.